per la squadra di mister Baldoni con il suo capocannoniere Sacco, ha replicato una ripresa tutto ardore e combattimento da parte degli uomini di mister Macchiaiolo, che hanno meritato il pareggio. La Trasimeno si è dimostrata un pochino scialba, soprattutto nella ripresa, dopo essere passata in vantaggio. Forse pensava di aver fatto sua l'intera posta in palio, ha sottovalutato gli avversari ed è stata punita giustamente in questo pareggio di 1-1. Resta tuttavia imbattuta dopo 9 giornate, ma chiaramente si deve cercare di cambiare marcia, perché in queste ultime 2 domeniche è sembrata un pochino appannata la formazione di mister Baldoni. Ma veniamo alla cronaca saliente della partita. Grazie alle riprese di Gabriele Papa, al terzo minuto parte subito la Trasimeno con Sacco che riceve in aria, va al tiro, ma Magliozzi è superato, ma sulla linea salva Anselmi subito alla grande, in grande spolvero il centravanti, il lungo centravanti ospite. Davvero bella la sua azione. Al quinto minuto però risponde il Popandino con Zerroudi, che su punizione naturalmente cerca di superare Armellini, che smanaccia in angolo senza farsi sorprendere. Inizio scoppiettante. Al 26esimo, sempre del primo tempo, è un lancio per Sepiacci sul filo del fuorigioco, si presenta solo davanti a Magliozzi, evita l'uscita di quest'ultimo, ma si allunga il pallone e ottiene solo un calcio d'angolo. Poi c'è al 40esimo questo calcio di punizione per la Trasimeno dai 25 ai 30 metri, la punizione sui piedi di Sepiacci, tira a raso terra, il pallone arriva in aria per Vinciarelli che la rimette dentro e Sacco è prontissimo da sotto misura a siglare l'1-0. Naturalmente doccia fredda per gli uomini di casa, ma al 42esimo Liccardi da destra va alle cross per Cesarano, che solo davanti a Armellini si fa ipnotizzare e il portiere con una grande uscita riesce a sventare il pareggio dell'attaccante avversario. Si rientra nel secondo tempo, vi dicevo, e gli uomini di Macchiaiolo sembrano morsi un pochino dalla tarantola, e al terzo minuto e 30 secondi Parretti, rientrando forse da un fuorigioco, rimette al centro, respinge Armellini e Iari a colpo sicuro, ma un difensore si oppone in spaccata. Al 20esimo poi vi è un lancio di Baldoni per Gambini, che vince un contrasto, si presenta solo davanti a Magliozzi, ma chiude gli occhi e si divora il 2-0. Il giovane difensore ospite, veramente poteva essere il 2-0 per gli ospiti, e a questo punto paga naturalmente a caro prezzo questo 2-0, perché al 22esimo vi è una punizione di Liccardi per Parretti, sempre troppo solo, lasciato in questo secondo tempo di testa, sfiora il pareggio, ma il pareggio che è nell'aria. Infatti 2 minuti dopo, al 24esimo, sempre su punizione, Mugnari la mette dentro di testa, il solito Parretti, il pallone viene schiacciato e beffa Armellini, passa fra le gambe del portiere ed è l'1-1. Troppa euforia per Parretti, che si toglie la maglia, viene ammonito, seconda ammonizione, deve lasciare i suoi uomini in 10, ma fino alla fine la Trasimeno non riesce a raggiungere il 2-1, finisce, come vi dicevo, in parità, giusto il pareggio, imbattuta ancora la Trasimeno. Continua invece la favola del Popandino, e da Gabriele Papa e Giorgio Fanfano la linea può passare allo studio.